Numerosi sono oggi in Italia i movimenti politici che annunciano programmi di larga ispirazione sociale, ma pochi si sono mai preoccupati di dar vita a concrete realizzazioni sulle quali misurare la fecondità dei propri metodi. Il movimento Comunità è appunto una di queste pochissime eccezioni. Ovunque si è trovato ad operare, esso ha fatto scendere la democrazia dal piano delle pure enunciazioni teoriche per metterla direttamente a cimento con le concrete difficoltà della vita e dei problemi d'ogni giorno. Legittimo è quindi l'interesse che in tutta l'Italia uomini d'ogni età e condizione sociale mostrano di provare per le realizzazioni di Comunità. Sentiamo un po' cosa ci dice questo nostro amico, un lavoratore che allo sviluppo delle esperienze comunitarie ha partecipato personalmente. Prima di essere movimento politico con i suoi centri, la sua organizzazione, la sua fisionomia programmatica, la Comunità fu un'istituzione teorica, un sistema di principi e di idee sintetizzati nell'esigenza di creare una comunità né troppo grande né troppo piccola, concreta, territorialmente definita, dotata di vasti poteri. Queste idee e questi principi ebbero vita nel Canavese e dal Canavese, tra la serra e il corso della Dora, i monti della Val d'Aosta, i prati, i vigneti, i campi di grano che si stendono lontani oltre l'Orco e il Malone fino a San Benigno e a Volpiano. Il Canavese è il territorio nel quale l'azione comunitaria viene condotta con il massimo sforzo. L'attenzione che il movimento Comunità pone allo sviluppo comunitario del Canavese è preminente perché qui si sono ravvisate le condizioni ambientali e storiche per portare avanti un'esperienza che incida profondamente nella realtà sociale e che possa acquistare il valore esemplare di un impianto pilota. Due sono essenzialmente i volti del Canavese, di questo territorio che comprende 118 comuni con circa 120.000 abitanti. I centri di Cornier, di Allier e soprattutto a Ivrea fioriscono prosperose industrie, il nome di alcune delle quali è noto in tutto il mondo. Gli abitanti di Ivrea vivono un'esistenza di elezione, fervida di iniziative di ogni genere, fecondata dall'orgoglio della qualificazione tecnica, della superiorità delle macchine. Ma a questo ambiente così moderno, e anzi d'avanguardia, segno di un razionalismo confortato da certezze scientifiche, si oppone con stridente contrasto l'altro volto del Canavese, quello del Canavese dei piccoli villaggi agricoli, dove la storia sembra procedere col passo dei buoi. In molti paesi del Canavese, fino a 2 o 3 anni fa non c'era niente. Erano paesi isolati dell'Alto Piemonte, ma poco diversi dai villaggi del sud, con la gente chiusa in se stessa e senza prospettive. Proprio per ovviare a questa situazione, per restituire agli abitanti dei villaggi canavesani la capacità non soltanto di occuparsi dei propri problemi, ma di occuparsene in modo moderno ed efficace, in oltre 80 località sono stati costituiti i centri comunitari. Il centro comunitario, definito anche la piazza coperta del villaggio o del borgo, è un luogo d'incontro, ma soprattutto di organizzazione autonoma, uno strumento per dare alla comunità la possibilità di un'azione democratica concreta, radicata in un quadro direttamente afferrabile. Quello che vediamo, per esempio, è il centro comunitario di Palazzo, con la grande sala per le riunioni che è insieme teatro, palestra e sala da ballo, l'ambulatorio medico e, al primo piano, gli uffici, la biblioteca e le salette per le piccole adunanze o per studiare. Questa costruzione è stata resa possibile dal fatto che un vecchio operaio di Palazzo ha regalato al movimento un pezzo di terreno nel bel mezzo del paese. Il centro conta attualmente più di 400 iscritti, e si mantiene con le loro quote sociali e coi proventi delle manifestazioni che periodicamente vi si organizzano. Corsi di taglio e cucito e di economia domestica, conferenze, concerti, spettacoli filodrammatici. Nei centri comunitari del Canavese vengono promosse le più svariate iniziative che possano servire a ravvivare lo spirito associativo e il senso civico degli abitanti o che soddisfino le loro esigenze culturali. I corsi che si organizzano rispondono per ciascun paese a particolari requisiti,
Sono studiati, cioè, caso per caso, in rapporto alle concrete esigenze emergenti localmente. Quella alla quale stiamo assistendo, per esempio, è una riunione di giovani donne partecipanti a un corso di economia domestica organizzato dal centro comunitario di Palazzo. Qui invece la macchina da presa ci introduce alla riunione di chiusura di un corso di taglio e cucito tenuto presso il centro di San Bernardo. Se in un paese è accentuato il fenomeno dell'emigrazione stagionale verso la Svizzera, ecco un corso di lingua francese e conferenze sul diritto del lavoro secondo gli accordi internazionali. Altrove invece si insegnano materie professionali specializzate a giovani che cercano impiego nelle industrie del luogo o in altre attività. Ma eccoci di nuovo all'interno del centro di Palazzo, dove alcuni giovani si stanno esercitando insieme nel disegno meccanico. Anche i bambini imparano ad apprezzare attraverso comunità le prime difficoltà e le prime gioie della vita associata. Nel centro comunitario di Ivrea, i bambini dispongono di un locale riservato, tutto per loro, che è insieme sala di lettura e di audizione. Vico Canavese, comunità non è voluta restare estranea alla ripresa di un'antica costumanza, cara al cuore degli abitanti del villaggio. La scuola di musica bandistica di Vico, ritornata in auge con l'appoggio del locale centro comunitario, costituisce oggi, come 100 anni fa, un legittimo motivo di orgoglio per tutti gli abitanti del paese. Oltre 4/5 dei comuni canavesani sono amministrati da comunità e fanno parte della Lega dei Comuni del Canavese, promossa sin dal 1955 dal Movimento Comunità. Nei paesi comunitari il municipio e il centro divengono praticamente una cosa sola e le proposte, i piani, i progetti di miglioramento che i comunitari hanno elaborato possono cominciare a diventare realtà. Abbiamo portato la macchina da presa nello studio del sindaco di Vico, una delle 26 amministrazioni che nell'ottobre del 57 hanno aderito al consorzio per il bacino imbrifero montano della Dora Baltea, costituitosi sotto l'egida della Lega dei Comuni. Il sindaco ci ha illustrato nei dettagli il progetto di un edificio scolastico, situato in una frazione di alta montagna, la cui costruzione si è potuta avviare grazie ai fondi erogati al comune di Vico dal consorzio che Comunità ha promosso. Quello che qui vediamo è il rustico, ormai ultimato, di tale scuola. E con i fondi ricavati tramite il consorzio per il bacino imbrifero della Dora, è stato costruito anche un ponte. A Ivrea, i tecnici dell'ufficio di coordinamento urbanistico del Canavese lavorano per fornire tutta l'assistenza necessaria affinché le soluzioni adottate in una località si integrino armonicamente con quelle di tutto il resto del comprensorio. E si contribuiscono così a eliminare la grave lacuna oggi esistente in Italia nel settore della pianificazione urbanistica, dispersa nello spazio troppo vasto dei piani regionali o costretta nell'insufficiente ambito della pianificazione comunale. Ma l'organismo centrale al quale il Movimento Comunità affida la sua continuità nel tempo è l'IRUR, cioè l'Istituto per il Rinnovamento Urbano e Rurale del Canavese. L'IRUR è una sorta di ministero della pianificazione, e cioè l'organo finanziario e direzionale che lavora a lunga scadenza su tutto il territorio,
per armonizzare le iniziative produttive, pianificarle e metterle in circolazione all'interno del mercato e della società più vasta che circonda il canavese. In pratica è un istituto finanziario e il suo compito è quello di pianificare regionalmente, per almeno 120.000 persone, le iniziative agricole e industriali che è possibile prendere, o perché sollecitate dal basso, o perché deliberate dall'istituto stesso. Eccoci, per esempio, nell'interno del laboratorio per la manifattura di materie plastiche e gomma, aperto dall'IRUR a Sparone, paese della Val dell'Orco. In questo depresso villaggio di montagna, come in tutte le altre località in cui l'IRUR è intervenuto, si è verificato un notevole incremento del reddito individuale delle popolazioni interessate, col conseguente impiego di capitali freschi in nuove attività produttive. Qui invece ci troviamo nell'interno di una piccola manifattura di gabbiette per tappi di bottiglie di spumante, a San Bernardo, nei pressi di Ivrea. Anche questa Questa è la sala di cuciture della fabbrica di valigette per macchine per scrivere di Vidracco Canavese. Si tratta della prima tenda industriale in ordine di tempo costituita dall'IRUR. Occupa una cinquantina di persone, tutte addestrate sul posto. Il volume dei salari percepiti da una parte ragguardevole della popolazione ha profondamente rivoluzionato l'economia della zona. La fabbrica ha portato cioè in questo comune di 300 abitanti una ripresa di piccole attività artigiane e commerciali e un'atmosfera di fiducia nell'avvenire. In questo laboratorio, sorto circa 2 anni fa ad Ivrea, la produzione in serie di vestiti per bambini dell'IRUR è questa piccola officina situata a Borgo Franco. Vi si fabbricano motori diesel piccoli, veloci, che hanno particolare impiego in agricoltura. Con la costruzione di questi motori e con gli altri apparecchi ausiliari allo studio, l'IRUR interviene in modo diretto nel processo di meccanizzazione agricola che si sta svolgendo nel campo della piccola proprietà contadina prevalente nel canavese. Nel settore più specifico dell'agricoltura, l'attività dell'IRUR è rivolta principalmente ad un'opera di consulenza e di propulsione di forme associative che permettano un maggior reddito e un minor costo di produzione. A Carema, per esempio, dove i vigneti si arrampicano fino a 200 metri dalle conifere, l'IRUR si sta adoperando da anni per riportare all'onore delle mense del mondo il famoso vino d'arrosto che figurò per secoli nelle liste dei vini dei re di Francia. Qui invece siamo a Piverone sulla Serra, nei locali dell'attrezzatissima cantina sociale di cui l'IRUR ha promosso la costituzione. La realizzazione di questa cantina ha permesso agli associati, che sono ormai quasi un migliaio, di aumentare ben del 15% il proprio reddito grazie al notevole miglioramento fatto registrare dal prodotto e grazie anche all'efficiente organizzazione commerciale che soltanto una moderna struttura associativa come questa può garantire.
sul piano della promozione di nuove forme associative, l'iniziativa più imponente tra quelle finora avviate dall'IRUR è senza dubbio la cooperativa agricola di Montalenghe. Eccoci qui nell'interno della modernissima stalla razionale che le 90 famiglie contadine associate nella cooperativa sono riuscite a dare in dotazione alla propria azienda. I 120 capi di bestiame che sono qui accolti rappresentano un allevamento modello, senza eguali in tutto il territorio. I coltivatori di Montalenghe hanno capito che soltanto mediante la riunione delle proprietà frazionate è loro possibile giungere ad una razionale utilizzazione delle risorse e delle energie lavorative disponibili. I contadini divisi, oppressi dalla fatica e dalle ristrettezze, non possono fornire che climi sociali e politici arretrati, sono cioè le colonne di una politica antidemocratica. Occorre invece che i contadini si costituiscano in cooperativa, allarghino i confini dei loro campicelli individuali, sappiano impiegare il credito, migliorare le colture, diventare più ricchi e indipendenti. Soltanto lungo questa via e si potranno recuperare il senso, oggi perduto, della dignità e dell'umanità del lavoro agricolo. Quando un gruppo di agricoltori e di viticoltori si unisce in cooperativa contro potenti interessi costituiti, quando una pur piccola impresa promossa dal movimento comunità diminuisce o cancella la disoccupazione di un paese della montagna, quando un gruppo di lavoratori comunitari propone programmi realistici di dura coerenza e di meditata costruttiva solidarietà, quando un gruppo di sindaci e di rappresentanti comunali si riunisce in una lega realmente radicata agli interessi della comunità, allora noi abbiamo la precisa sensazione che queste sono vittorie comunitarie e al tempo stesso una vittoria della stabilità democratica, un passo avanti verso una società insieme più libera e più responsabile. Ci conforta il sapere che l'idea della comunità oggi è in cammino. Adesioni giungono adesso da tutta Italia. Dalla Lucania, la Sardegna, il Piemonte meridionale, la Lombardia, la Liguria, il Lazio, la Campania, la Toscana, ovunque siano uomini di buona volontà, disposti ad impegnarsi onestamente per la costruzione di un mondo più civile e più umano.